Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Raga, bello, 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 bello. Cioè, voi mi direte ora di un'altra volta bello, bello. Sono contentissimo oggi. È arrivato un pacco che a molti di voi avevo preannunciato e che mi rende sempre più orgoglioso di questo lavoro che sto facendo e mi fa capire quanto stiamo progredendo nella direzione giusta. Allora, raga, questo canale un annetto fa era ancora in fase primordiale, seguito da pochi, non aveva una community dietro, non aveva persone che l'avrebbero difesa a spada tratta, che lo seguono con amore, con fedeltà, perché ci stiamo impegnando. La crescita del canale è data dall'impegno enorme che tutti i giorni io ci sto mettendo nel creare video, contenuti, live, anche sui social, e soprattutto anche da tutti voi che mi seguite, che rendete possibile tutto questo. Quindi, raga, ciancio alle bande. Ta-da! Anche per noi finalmente è arrivato il momento di visionare da vicino l'album e le figurine della Formula 1 ufficiali. Allora, perché è un onore avere questo album di figurine ufficiali? Punto primo, perché siamo tra i più grandi appassionati di Formula 1, penso, al mondo. Io ho sempre seguito la Formula 1, lo sapete, su questo canale la trattiamo in maniera enorme. E nel gameplay, giocando, facendo vari campionati e live sulla Formula 1. E nell'ambito reale, quando parliamo con tante trasmissioni dedicate a quello che succede in pista. Finora non c'erano figurine dedicate alla Formula 1, c'erano solo figurine dedicate al calcio e altri sport. È una figata, quindi, poter avere le figurine dedicate al nostro sport preferito. Allora, innanzitutto volevo ringraziare Tops Italia che ci ha inviato l'album e le figurine. Sono stati veramente grandi. Mi inorgoglisce questa cosa. E qua andiamo al punto 2, perché dopo tanto tempo finalmente il nostro canale inizia a ingranare anche nell'ambito di farsi un nome, di farsi vedere, di essere scelto da ditte per poter sponsorizzare dei prodotti. Abbiamo visto là con il caricabatterie che ci hanno mandato dalla Cina. Vi dico la verità, raga, tante ditte mi stanno contattando per fare pubblicità. Io non sto accettando, perché fare pubblicità di progetti e prodotti che non sono inerenti a quello che facciamo noi sul canale è inutile. Quindi, per esempio, ditte che fanno gli occhiali da sole e così. Cioè, in che modo possiamo proporre un prodotto sul nostro canale che parla di tutt'altro? Invece questo è proprio un ambito nostro, nostro, nostro. Ringrazio ancora una volta, appunto, Tops Italia che ce l'ha voluto inviare direttamente a casa per provare e per fare questo video pubblicitario e poter esporre un prodotto, secondo me, di grande qualità. Già vedendolo così, di grande qualità. Io, raga, non so nulla di specifico, quindi lo apriamo adesso, ci mettiamo qua sulla scrivania, cerchiamo di capire bene di cosa si tratta, perché non mi sono informato, non ho avuto tempo. È arrivato al volo oggi, quindi non ho avuto neanche tempo di informarmi più di tanto. Stavo facendo altri video. Vedi un video al volo di Nu89, a cui è stato inviato questo kit un po' più grande, penso, però più o meno la base era quella. E mi fa onore, appunto, poter essere nel nostro piccolo valutato come un grande youtuber che può recensire al meglio un prodotto. Mi fa troppo piacere. Ho visto che Nu era veramente entusiasta, da appassionato di Formula 1, penso di poterlo essere anch'io. Quindi, raga, lo apriamo, sono già eccitato, vediamo un po' cosa contiene il tutto. Divertiamoci insieme e capiamo se vale la pena veramente di acquistare l'album e le figurine della Formula 1 ufficiale. Ma già vi dico che secondo me ne vale la pena. Partiamo. Eccoci qua, ragazzi, siamo pronti. Apriamo qua il tutto senza romperlo, perché io ho un po' le mani pesanti, chi mi segue lo sa. Allora, apriamo la prima parte, va. Anteriore, che cos'è questo? Turbo Max. Raga, è una figata. Quando ero più piccolo io non esistevano ste cose e se ne sentiva davvero la mancanza di un bell'album di figurine inerente alla Formula 1. Poi soprattutto se siete come me strappassionati saprete che è una figata enorme. Allora, vabbè, questo è un cartoncino dove ci fa capire che ci sono delle card speciali, ultra rare. Vediamo Hamilton con tutti i punteggi inerenti al suo rating. Vediamo Schumacher. Sono card gold speciali, vedete? I più fortunati troveranno queste carte speciali. Hamilton, 7 volte campione del mondo.
Tsunoda esordiente, Shumi esordiente, Mazepin esordiente. E qua vediamo anche la tiratura, vedete? Oro numerate 1 a 1. Di rosse ce ne possono essere 1 a 6 in proporzione, 1 a 10, 1 a 99. Bello, raga. Bella anche questa idea di vedere delle card speciali. Allora, 25 card in edizione limitata. Presumo siano queste. Turbo Attack, vai. Andiamo a vedere un po' all'apertura del pacchettino cosa c'è dentro. Nonna santa, raga, c'ho le mani. Allora, questo che cos'è? Aspettate un attimo, raga. Ah, ecco qua, l'avevo visto sul video di Nu. Per giocare, praticamente. Qua c'è anche un gioco che si può fare in massimo 2 giocatori, raga. Turbo Attack, una sfida a 2 giocatori. L'obiettivo è battere l'avversario e arrivare prima al traguardo, proprio come in una corsa vera. Gara su circuito. Formate 2 squadre, 11 piloti. Scegliete 3 carte a testa e pensate. Possono fare a caso vostro. Questo gioco utilizza le 6 icone sulle carte. Vedete, esperienza, frenata, abilità, attacco, sorpasso. Ho capito, raga, praticamente. Difendi usando i freni. Praticamente in base alle carte che avete potete scegliere se svolgere un'azione o un'altra. Qua c'ho la ventola accesa, quindi svolazzo un po' tutto. Ho vinto Giuliano Turbo Attack. Quindi, raga, questo Turbo Attack è un gioco, diciamo, di società che si fa con 2 ragazzi, dove voi in base alle carte, vedete, potete avere una carta imprevisto, potete avere una carta sorpasso, una carta che vi dice le bandiere gialle o in quel momento bandiere di pericolo. Figata, pazzesca. Ecco le carte. Mazzo, belle, voglio. Ma che sono tutte queste cose? Allora, raga, Ocon Alonso, manca a farla apposta, la coppia di domenica, pazzesca. Turbo Attack 21, vedete dietro quanto sono rifinite. Devo dire che sono proprio belle da vedere, guardate qua. Ecco qui, Hamilton Bottas, vedete? Team 2, quindi con questi ci si può giocare con tutte e due. Fateci caso. Difesa 96, 90, 93, 90, attacco 90 punti. Bella. Qua invece ci sono le coppie Latifi, Leclerc, Alonso, Stroll. Tictum, vedi? Questa qua è una carta di un pilota di Formula 2. Tictum, Tictum, cacchio si chiama, io non so molto pratico della Formula 2. Difesa 65, vedete come il rating è palesemente più basso. Ecco un altro team di Formula 2. Bella, raga, qua invece guardate. Ci sono anche altri parametri da seguire. Ecco Pierino Gasly, bella questa, guardate qua. Gasly Alfa Tauri, vedete? Difesa 81, 77 attacco. Sono proprio carte da gioco. Qua vediamo invece una AS, metà AS, che potete anche montare le carte per creare una vettura. Guardate quanto è bella quella di Leclerc. Oh no, Giovinazzi, raga, porca, va bene. Guardate quanto è bello Leclerc. Ma che figata. Però cacchio, la Ferrari dell'anno scorso, quindi. Difesa 77, attacco 88. Quindi di qua vediamo che viaggia. Vediamo tutti quanti i parametri del nostro Carlettino Leclerc. Purtroppo la carta magica è Giovinazzi, pilota che... Difesa 71, attacco 81. Vedete però quanto è bella la carta magica. Guardate la carta gold. Guardate quanto è fatta in maniera più particolare, dorata. Molto bella. Allora, raga, apriamo il secondo pacchettino. Limited Edition. Card Inside. Andiamo a vedere. Allora, secondo pacchettino. Vediamo un po' che ci sta qua. Oh, Lewis Hamilton. Carta speciale. Bella questa, cazzo. Molto bella. Vediamo pure Supreme Starter Winter. Non ho capito che significa, però. Vediamo qua i parametri come cambiano. Experience, Defense 71 per Giovinazzi, 97 Hamilton. Guardiamo Hamilton, c'ha tutto nettamente superiore, raga. Ma è chiaro che è il campione del mondo. Fatte molto bene. Queste qua sono fatte veramente molto bene e sono molto belle. Raga, vi ricordo che il tutto si trova in tutte le edicole, quindi noi purtroppo a Civitella non ce l'abbiamo l'edicola, non abbiamo la possibilità, però si trova in tutte le edicole. Guardate qua, Gearbox Failure, avete rotto il cambio, quindi quando giocate esce una carta del genere, praticamente sarete penalizzati. Vediamo qua il team Dams della Formula 2, un altro, il posteriore della macchina di
Max Verstappen, che potete comporre. Ecco Lenzino Stroll 68-80 con tutti i suoi parametri. E questo chi è? Allora, Lando Norris. Norris live action. Comunque una carta di un momento appena finito una gara. Vediamo anche l'ennesimo pacchettino. Bello. È anche bello, vedete, aprire i vari pacchetti. Russell 76-67. Qua avrei messo qualcosa di più su Russell. Bottas invece 92-84. Mannaggia. Valterino Bottas. Vips. Oh, eccolo qui il mitico Mazepin 64-72. Vediamo i parametri. Oddio, non è male Mazepin qua. Vediamo il posteriore della vettura Aston Martin. Oh, ecco il mitico Brivio. Oh, questo qua, raga, ha vinto il mondiale con la Suzuki in MotoGP. Pazzesco. Ha già vinto una gara con l'Alpine. Grande Brivio. Ecco di nuovo Lenzino Stroll. Eccola. Cacchio, ci sta l'As, mi sa. Ci abbiamo il sedere, quindi già potremmo comporre mezza vettura. Ecco Ricciardone. Oh, bella, raga. Race Superstar. Aspettate un attimo. Questa è la carta speciale di Carletto Leclerc. Guardate, è bella. Stupenda. Guardate che roba, raga. Queste carte sono stupende. Non so se le riuscite a vedere bene, ma veramente, veramente... hanno un'estetica accattivante, bellissima. Ecco Ricciardo, 82-90. Rating abbastanza alto. Ma Ricciardo, l'ho sempre detto, che a parte il problema che ha quest'anno nel guidare la McLaren, è un pilota formidabile. E speriamo che si riprenda. Passiamo all'album vero e proprio. Allora, questa pagina che cos'è? Ah, Turbo Attack. Ah, capito, qua, raga. Capito qua, ragazzoli? Il Turbo Attack, aspettate. Praticamente questo è come, vedete? Vi spiega tutte le carte che avrete. Che valutazione hanno. Stupendo, raga, stupendo. Guardate quanto è fatto bene pure il Turbo Attack. Guarda, è proprio bella l'estetica di tutto quello che compone quest'album. Ah, ecco questo che cos'è, mo? Un'altra parte sempre delle valutazioni. La mettiamo qua. Ah, ecco qui, bello, bello, bello. Vedete, raga? Questo è per giocare. Fateci caso. Questa è proprio la tabella per giocare. Quindi mettete le vostre carte, potete avere gli imprevisti, potete fare i sorpassi, potete vincere le gare. Guardate che figatona. Qua potete avere tutti i vari problemi, le strategie, cioè figata paurosa. Bello, bello, bello. E questo dovrebbe essere l'album vero e proprio, sì. Madonna che bello, raga. Guardate che figata, guardate. Ah no, questo è il manuale di gioco. Oddio, ah, vedete? Questo è il manuale per giocare. Ah, guardate qua. Ed ecco il pratico raccoglitore di tutte le card. Che questo non è un album che potete appiccicare le card, eh. Adesso vediamo pure il raccoglitore. Fateci caso qua. Bellissime le foto. Vedete, qua vi dicono anche i prezzi, che non sono alti, perché alla fin fine bustina a 2 euro, avete 10 card. Se volete lo starter pack con 8,99 avete 21 card, incluso una card oro, edizione limitata di Fernando Alonso, un raccoglitore, una plancia, gioco con regolamento, bello. Mini team 7,99, 31 card, inclusa una card oro, edizione limitata di Lando Norris, 4,99 value box, 26 card. Card oro edition limitata di Carlos Sainz. Bello, raga. Oh, qua è bello proprio. Ti spiega tutto. Guardate qua. Card Race Superstar. Le 15 da collezione. Card live action. Qui è spiegato tutto il gioco. Flashback esordio. Bellissimo. Tutto il gioco nello specifico. Bello illustrato. Le immagini, vedete qua. Attacco, difesa, sorpasso, velocità massima, frenata, esperienza, abilità. Veramente tutto riproposto al meglio. Se sto sbagliando e dimenticando qualcosa, non fate i bacchettoni, perché vi ripeto, è la prima volta che lo apro. Gasly è diventato il primo francese a vincere dopo Olivier Panis a Monaco nel 96. Vedete pure delle belle info. Guardate quanto è bello. Qua sono tutti eventi accaduti nella storia della Formula 1. Stupendo. Guardate che figata. Qua c'è il calendario ufficiale di quest'anno, sperando che non subisca altri cambiamenti. Vedete? Ci potete scrivere voi appena il vincitore.
statistiche e curiosità, vedete quante info reali sulla Formula 1. Bello, guardate quanto è figata. C'è il nostro amico Toto Wolff. Ah, zona anch'io in mezzo con gli altri team principal, combinotto. Bello, bello, bello. Strategie card, vabbè, qua vi viene spiegato nel dettaglio tutto. Però ci sono anche informazioni importanti sulla Formula 1 reale. Vedete che figata, guardate qua. Fateci caso, troppo bello. La Formula 2, guardate qua le info reali. Vedete? I titoli mondiali, Schumi, Hamilton, Fangio, Prost, guardate qua le vittorie, quanto sono belle. Guardate tutte le info messe insieme, stupendo. Raga, veramente figata, spaziale. Questo è il raccoglitore, vi faccio vedere anche questo. Vedete? Non è un album. Ci mettete il raccoglitore. E qua, da quello che ho capito io, raga, ci potete mettere pure la copertina, non questa. Ci potete mettere tipo questo dentro. Funziona pure come raccoglitore. Guardate qua, raga. E dentro mettete le cards. Allora, tanto è bello. Eccola qui. Carlettino Leclerc, guardate. Tac. Se mi gira che mi rigira, raga. Le andiamo a prendere un po' di cards. Vediamo pure un po' dove riusciamo a... cosa riusciamo a fare. Vedete che figatona pazzesca. Allora, raga, ci sono altri due pacchetti da aprire. Uno solo. Uno solo, mi sembra. Oh, carta speciale di Alonso. Bella, cazzo. Bella pure questa. Guardate quanto è bella, voglio. Carta speciale di Fernandello Alonso, 92 difesa, 81 attacco. Dopo quello che ha fatto domenica, difesi darei 192. Guardate che bella card, guardate quanto sono rifinite queste carte. I colori. E anche Stroll. Carta speciale di Lance Stroll, 100 attacco. Quindi questi sono parametri che potete sfruttare anche nel gioco. Quindi ecco perché alle volte non ridanno completamente. Vedete, la carta speciale di Stroll, 100 di attacco. Se state giocando con le vostre carte, avete una carta attacco. Guardate quanto è bella pure questa di Vettel. Cioè, sono... ah, ma queste sono tutte carte speciali. Ma sono belle, raga, guardate qua. Che colori fluorescenti, tutta cromata. Landino Norris, Vettel, bellissime. Potete anche dividere per tipologia di carte il vostro espositore. Aspettate. Ah, la coppia Ferrari, guardate quanto è bello. Team Duo, 82 difesa, 90 attacco. Bella anche questa. Ci voleva. Coppia Alfa Romeo, 81-76. Giovinazzi, Raikkonen. Bella. Max Verstappen. Vedete, live action. Quindi la carta mentre che sta facendo qualcosa in gara. Il posteriore della nostra Alfa Romeo. Oh, no, pensavo che era Raikkonen. Eccolo qui, no. Allora, queste sono carte di due piloti della Formula 2. Le mettiamo qua. Ecco qua, Hamilton live action, carta speciale di Hamilton mentre che corre, anteriore dell'Alfa Romeo. Ah no, questa è un'altra carta di Sainz e Leclerc, però senza i punteggi, una carta pura. Ecco Kimi Raikkonen, guardate qua, che bello, 75-71. Ecco la Ferrari, metà Ferrari, oh, pure il posteriore, guardate che figata, raga, raga. Mo se ci fosse l'anteriore sarebbe la figata. E vai, cazzo, voglio, siamo riusciti a fare la Ferrari. Guarda che figata, una pazzesca. Completa e ci si può anche giocare. Guardate quanto è bella. Finalmente abbiamo creato la nostra Ferrari. Bellissima, mettiamola qua. Avete visto, raga? Questo qua è il team principal della scuderia, mi sembra. Aston Martin. Questo sono della Carlin, Formula 2. Formula 2. Ecco la Williams. Comunque è bella lo stesso. Dai, la nostra Williams. Bellissimo, raga. Già perché abbiamo le carte, le due carte della Ferrari. Un carlettino Leclerc qua di qualità. E la Ferrari intera riprodotta. Guardate qua che figatona pazzesca. Già sono contentissimo. Io penso che quello che ci hanno mandato basta e avanza. Quindi qua la Ferrari la facciamo qua dietro. Ah, qua le potremmo pure lasciare così per... perché poi vedete dietro ci sono anche altre informazioni sul team. La Ferrari ce la facciamo qua, così quando apriamo ce l'abbiamo tutta quanta, la nostra Ferrarina. Figata pazzesca, raga. Ci serviva proprio una ventata di... guardate quanto è bella, pure qua nell'espositore, dietro. Ferrari, 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 stupenda.
Raga, che dirvi? Sono molto contento. Penso che sia un prodotto di enorme qualità, perché mi sembra veramente fatto molto bene. Mettiamo Hamilton qua. Molto bene. Le card sono di pregevole fattura. L'espositore è bello, quindi avrete la possibilità di tenere tutto per fatti vostri in maniera molto molto ordinata, soprattutto per i malati dell'ordine come me. Questo rimane il, diciamo, come si può dire, il foglio per giocare, che è stupendo, molto bello. Anzi, questa qua, raga, non so pirla. Questa potrebbe essere la copertina. Se non volete questa, aggiungete quest'altra. Guardate che figata. Vedete? Tac. E avete un espositore che potete portare in giro con tutti i piloti. Stupendo, raga. Stupendo, stupendo, stupendo. Mi ha messo veramente voglia di fare questa collezione. Allora, friends, spero vi sia piaciuto questo video. Ringraziamo ancora Tops Italia e tutti coloro che ci hanno voluto fornire gratuitamente, appunto, per realizzare un bellissimo video insieme, questo kit. Questo è il Trading Card Game per giocare. Fatemi sapere che ne pensate, ve lo consiglio. Se volete comprare quello che avete visto in questo video, trovate tutto in edicola. Ve lo consiglio per la qualità del prodotto e sono convinto rimarrete piacevolmente stupiti. Ciao ragazzi!